Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Riforme Renzi senza un punto comune, pronto a un passo indietro. Berlusconi se Napolitano e super partes, lo dirà la storia. MPS Grillo, questa è la mafia del capitalismo. Senza un punto comune, pronto a un passo indietro, così il premier Matteo Renzi parlando di riforme all'assemblea del gruppo PD al Senato. La nostra non è una proposta autoritaria, dice Renzi, invitando a non badare ai sondaggi in vista delle europee, perché avrebbe detto ci danno avanti, ma se vedo i miei guardarli ancora, li meno. Dal presidente Napolitano alla cancelliera Angela Merkel, da Beppe Grillo al premier Renzi, Silvio Berlusconi, ospite di Mattino 5, non risparmia nessuno. Se Napolitano è stato super partes, lo dirà la storia, dice, e su Grillo, come Robespierre, Stalin e Hitler, mentre sulla sentenza Mediaset, un altro colpo di Stato. Il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo irrompe all'assemblea dei soci del Monte dei Paschi di Siena. Questa è la mafia del capitalismo, non la Sicilia. MPS in tutti gli appalti e qui siamo nel cuore della peste rossa e del voto di scambio, dice Grillo. Mosca ha annunciato che sono state ritirate le truppe russe che erano impegnate in manovre al confine con l'Ucraina. Il ritiro è dovuto all'impegno di Kiev di non dispiegare l'esercito ucraino contro i civili. La Russia ha anche ribadito che non invaderà l'Ucraina. In arrivo da domani sul nostro paese una nuova perturbazione che colpirà il centro-nord con precipitazioni e temporali sparsi. Giovedì 1 maggio comunque il tempo sarà in prevalenza soleggiato su buona parte delle regioni, salvo piovaschi sparsi al sud. Beyoncé e Jay-Z, sposati dal 2008, ora saranno in tour fra Stati Uniti e Canada insieme. On the Run, il titolo della tournée che partirà alla fine di maggio. La coppia, che ha una figlia di nome Blue Ivy, ha già registrato dei brani insieme, fra i quali Crazy in Love. Questa sera allo stadio Allianz Arena la sfida Bayern Monaco-Real Madrid, partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. Il Bayern è chiamato a ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Real. Lo vuole la squadra, lo voglio io e lo vogliono i tifosi, dice Guardiola.